Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio forteschissimo. Il professor Kift doveva dirmi una cosa, vediamo che vuole. Eccoti Dan, abbiamo un'emergenza al circo di Dumbo l'Elefantino, cioè al Freak Show. Winston ha scoperto che i folletti hanno intenzione di costruire un Metal Gear elefante da circo. Se ciò dovesse accadere, raderebbero al suolo l'intera città, quindi devi fermarli il prima possibile. Il Freak Show, circo pieno di donne barbute e folletti nani stronzi. Tutto si presenta come una bella schifezza. Ho già paura di affrontare questo posto, vedo delle palle vestite da ballerina, mi vengono i brividi dallo schifo. Ci mancava pure il circo di Dumbo l'Elefantino. Winston, dammi conforto, ti prego. Dan, fatti coraggio, i folletti stanno costruendo un Metal Gear elefante e dobbiamo fermarli. Fai attenzione anche alle donne barbute che ti prendono a panzate come le armature ciccione nella palude dei morti dementi. Ogni volta non fanno altro che ricordarmi quelle armature ciccione che davano troppo fastidio, ma lo fate apposta? Ora vi faccio vedere io col martellozzo del mio amico Steiner il fabbro. Vi faccio diventare delle frittelle. Un sorso d'assenzio prima di iniziare l'operazione pancake barbuto. Fatemi avanti cicce bastarde. No, Fabiola, sei diventata una frittellona, scheletro maledetto, ti sottometteremo a colpi di panzate atomiche. Ah, muoio. Oggi si cucinano pancake qui al circo, venghino signori venghino, chef Fortescue vi prepara la colazione, se trovate dei peli di donna barbuta state tranquilli, quello è l'ingrediente segreto. Guarda che c'è da quel lato, una bottigliozza di assenzio, devo assolutamente recuperarla con un salto platform mega pro fortescoso. Ce l'ho fatta, l'assenzio è mio, solamente mio, ho dolce sapore alcolico, solo tu riesci a farmi diventare euforico, con questo martellozzo spiaccico e folletti, sti nani schifosi e maledetti. È proprio così l'assenzio mi fa diventare poeta, nel suo verde smeraldo la mia mente si quieta. Divento agguerrito e più forte di prima, se mi fate incazzare vi spiaccico in rima. Scheletro ubriaco in avvicinamento, ti sopprimiamo con la panza. Allora, addio Cristina. Tra un po' mi viene lo sbocco a furia di ritrovarmi ste palle di merda barbute intorno. Devo cercare la fabbrica dei Metal Gear elefanti dei folletti prima che sia troppo tardi, non ho tempo per pensare pure alle ballerine col pelo arancione. Ma poi a chi è venuta l'idea di sto circo? A qualche decelebrato sicuramente. Come ti permetti, scheletro? Io sono il mago Chang e sono un evocatore di Delaghi il Gastolante. Minchia. Pure i maghi cinesi coi loro draghi di Capodanno adesso? Sicuro che sia una magia e non frutto di qualche droga dei folletti? Secondo me hanno fatto scorta di veleno di rana direttamente dalla foresta drogata, volevo dire incantata di Gallomir. Ma che dici? Questa è pure magia e il gastolante. E allora metterò fine al tuo incantesimo grazie al martello del mio amico Steiner il fabbro. L'immortacci tua Steiner. E giustamente ammazzi il nemico di turno e le porte si aprono da sole. Comunque ora che ci penso, l'ultima volta avevo recuperato un orologio da taschino dentro una casa a Kensington. Speriamo che il professor Kift riesca a capire chi c'è dietro il risveglio dei morti a Londra. Per non parlare di quel gran pezzo di... No Daniel, sei un gentiluomo e non puoi usare certi termini per una signorina dolce come quella principessa egiziana. Datti un contegno. No, le mie donne barbute, le mie sexy ballerine, le hai schiaffiate tutte bastardo. Come le tue sexy ballerine? Oddio ma che schifo, aiuto, dei folletti nani e pervertiti mi inseguono, vi sparo, vi smitraglio, vi spiaccico se non ve ne andate.
Non ci credo, ho vinto dei soldi a questo giochino grazie al martellozzo, è come se Steiner me li mandasse da lassù. Amico mio Steiner, non sai quanto mi manca passare il tempo con te alla tua fucina da fabbro. Ogni volta mi raccontavi sempre che il re ti chiedeva di realizzare le migliori armi per i cavalieri del regno, e tra una birra e l'altra finivamo per inventare i nomi alle tue armi, tipo lo sfrengaportoni ed il vangapicchio. Dan, sono contento ti piaccia ripensare al passato, ma dobbiamo muoverci ad un'orda di Metal Gear Elefanti verrà a sodomizzarci analmente senza lubrificante. Ma tu guarda se non posso manco ripensare ai bei vecchi tempi con i miei compagni del Salone degli Eroi, forse quello che mi manca più di tutti a parte Steiner è proprio il mio amico Tim l'Astuto, che con la sua balestra è peggio di Sniper Wolf o del nonno in carriola di End. Volevo controllare un attimo quella porta con su stampato il martello, vediamo che c'è qui dentro, sono molto curioso. Benvenuto signor Scheletro ad Acchiappa il Folletto. Colpisci tutti i nani stronzi entro il tempo limite e vincerai un premio. Ci voleva proprio per sfogare la mia frustrazione di oggi, anche perché non sembra, ma sono molto giù di morale da quando siamo tornati dal riformatorio degli Slig con la Josie Industries. Anche se abbiamo salvato Mike, gli ergastolatori sono riusciti a catturare il nostro amico Sly Cooper. Il mio procione fruzzoso, maledetti, non me lo perdonerò mai, dannazione. Complimenti signor Scheletro, hai vinto il primo premio, delle cosce di pollo del KFC. Buon appetito e torna a trovarci se vuoi giocare ancora. Io sono Trevor il Folletto Nano Giocoliere. Folletto Nano Giocoliere? Cosce di pollo? Sly? Troppe cose per la testa, devo solo concentrarmi sul mio obiettivo di oggi, ossia i Metal Gear Elefanti. Per proseguire da questa parte mi servono prima due chiavi, quindi andiamo a cercarle su. Dov'è che dei folletti nani stronzi possono aver nascosto delle chiavi? Non lo so signor Scheletro, a me interessa solo che compri la mia roba rubata, cioè acquisita legalmente e senza sgravi fiscali. Un giorno di questi devo ricordarmi di avvisare la guardia di finanza della zona, ma che dico? Probabilmente in città ci sarà il caos per colpa dei morti che sono tornati in vita, dannazione. Io ho pagato tutto, niente guardia di finanza per favore. Sì, ma mica stavo parlando con te, o no? Ora i draghi cinesi li vedo sul serio, e vedo anche delle palle di merda che mi stanno venendo addosso come in quel livello di Crash Bandicoot dove ti senti molto Indiana Jones. O forse è solo l'effetto dell'assenzio. Prendiamolo ragazzi, ha fatto fuori le nostre mogli ballerine barbute. Come le vostre mogli ballerine? I folletti sono sposati con quegli obrobri viventi? Ma come fanno a... No, non devo farmi certe domande anche perché non voglio saperne le risposte. Ricordo che sti folletti mi perseguitavano al mausoleo di Gallomir ed uno di loro voleva pure fottermi le armi per rivendersele, sicuramente al mercante di Resident Evil 4. Oppure al riccone di Spiro. E sto tappeto elastico mi ha rotto i coglioni, non mi piace rimbalzare su e giù perché mi viene mal di stomaco visto che ho bevuto troppo assenzio e rischio di sboccare ovunque come paramedic nell'episodio di Metal Gear 3. Non so se lo sai Daniel, ma paramedic ultimamente ha cambiato nome in codice, guarda tu stesso. Oddio, è diventata Pinocchio. Sbrigati a fermare quei folletti ed i loro Metal Gear Elefanti. Ora la chiamerò Paranocchio e chiamerò il Major Ziro, Ziraffa. Hai spiaccicato le mie migliori amiche Concetta e Clotilde. Ti faccio affogare in acqua maledetto Scheletro sexy in armatura. Non pensavo esistessero frittelle parlanti XD. Ora do inizio allo sterminio totale di folletti e mogli cicciose. Senti Scheletro, non è che saresti interessato ad una cosa a tre con mio marito Folletto Nano? Rifiuto l'offerta e vado avanti, grazie, ma non ci tengo molto. Come osi rifiutare me e mia moglie? Accoppiamolo ragazzi ed utilizziamolo come portacandele scheletrico. Venite se ne avete il coraggio, io vi utilizzo come soprammobili oppure come bomboniere per il presepe. Ma è ancora presto per Natale. Non fuggire Scheletro, che voglio imbrattarti la faccia col mio secchio di fango per aver insultato le mogli dei miei amici. Insultato dici?
Le stavo solo descrivendo, non posso dire che fossero bruttine, scusami, se sono cessi ambulanti lo sono e basta XD. Se sono dei boiler rotolanti che spanzano ovunque, come dovrei chiamarle? Deliziose donzelle dalla peluria rossiccia? Su via basta con sto perbenismo del cazzo. Maronna santa e glorificata di Gallomir, grazie dell'assenzio che ci doni tutti i giorni, non saprei proprio come fare, ed ora che mi guardo bene, attorno ho trovato dei pezzi dei Metal Gear Elefantiferi. Quindi sono sulla pista giusta. Bravo signor Scheletro, sei proprio il migliore, soprattutto quando sganci i soldini, dammi tutti i tuoi soldi, non fare lo spilorcio. Al momento non mi serve niente, magari più tardi farò scorta di munizioni, ma poi vendi solo munizioni? Dovresti rinnovare la tua mercanzia, non so, magari procurati qualche bottigliozza di birra DAF o di Assenzio e te le compro volentieri. Sto imbroglione vuole sempre solo fottermi la grana, ma preferirei spenderli tutti in alcol in qualche taverna che darli a lui. Oddio, tutto quell'Assenzio mi sta dando effetti collaterali. È questo il tunnel del divertimento? Oddio, quanti bei colori sono dentro l'arcobaleno assenzioso. Fatti sotto scheletro, ora proverai la potenza del mio Metal Gear Elefante prototipo. Oh cazzo, i Metal Gear Elefanti esistono davvero allora? Non era una puttanata di Winston? Oddio, siamo completamente fottuti. Cosa? Ci avete creduto? Dai, era ovvio che ci fosse quel folletto nano dietro, proprio come tempo fa nel campo degli spaventapasseri di Gallomir. Cazzarola, sono stato scoperto, ma posso ancora farti fuori col mio Metal Gear del circo. Quell'imbroglione sarà contento perché tornerò a comprargli le sue schifose munizioni, visto che le sto usando per abbattere questo brobrio dell'ingegneria circense. Dannazione, si è impallato l'elefante. Mayday, mayday, folletto a terra, folletto a terra. Ecco dove stava la prima chiave, allora mi sa dovrò cercare un altro di questi cosi per ottenere la seconda, ed ora che ci penso mi viene il mal di mare perché dovrò attraversare quella zona coi trampolini rimbalzanti, ed io non so nuotare, dannazione. Non sapete quanti traumi ho avuto per paura di affogare al mare, mentre i miei amici Dirk il Leale Stormguard se la ridevano di gusto ogni volta. In compenso però ci divertivamo come pazzi a costruire castelli di sabbia o a fare scherzi a quel coglioncello di Voden, che si sentiva tanto un figo perché pensava di essere il cavaliere migliore di tutti. A volte lo seppellivamo nella sabbia, altre volte gli nascondevamo lo spadone e lui girava per tutto il castello per cercarlo, e noi che ce la ridevamo fino a lacrimare XD. Cacchio, che ansia che ho su questi tappeti ribalzanti, un solo passo falso e finisco a mollo e faccio pluff. Non voglio rimanerci secco, ed allora mi concentro e faccio boing, boing, boing. Quasi come fossero delle tettone anime rimbalzanti, altro che Rambo Roses, accidenti a quel pervertito di Spiro che mi fa distrarre con certi giochi XD, ci mancava poco che Josie non ci ammazzava sul serio a colpi di padella quel giorno. Ho cecchinato quei folletti nani saltatori, volevano venirmi a buttare in acqua, sapete essere davvero molto fastidiosi per la vostra stazza. Ciao signor Scheletro, visto com'è, nuoto bene con le mie pinne? XD. E continua pure a nuotare per conto tuo, basta che non mi rompi i coglioni, pensavi non ti avessi riconosciuto? So benissimo che sei uno di quegli esseri immondi che stavano dentro il grano nei campi degli spaventapasseri. Ecco l'altro elefante ingranaggio metallico. Dovrò smontarti pezzi pezzi e recuperare la seconda chiave, tornerò a prendere il calice dell'anime dell'immortacci tua e proseguirò nella ricerca della fabbrica di Metal Gear Elefanti. Non farlo, altrimenti cosa dirò al folletto nano di qui? Come farò ad affrontarlo senza occhiali da sole? In che senso, folletto nano liquid? Siamo finiti in Metal Gear Nano Solid.
ma smettiamola con queste scemenze fantascientifiche e torniamo alla realtà. Devo distruggere il tuo aggeggio, prendere la tua fottuta chiave e soprattutto tornare a prendere il calice dell'anime, dell'immortacci vostra, che sarà usato come merce di scambio per una nuova arma al laboratorio del professor Kift. Appena quel dottore non ha scoperto qualcosa di più su quell'orologio, gli spacco il martello in testa XD. Lo faccio diventare più matto di Merlino di Bugs Bunny Lost in Time. Gli verrà così tanta fissazione per gli orologi che la collezione di Geppetto a confronto sembrerà una bancarella da barbonazzi senza casa, messi di lato alla strada col tappetino ed il bicchiere per l'elemosina. Sono finalmente tornato per il calice dell'anime, dell'immortacci tua imbroglione, anche se sotto sotto guardandolo bene, con una certa angolazione delle luci e dei colori, potrebbe anche rivelarsi un calice dell'immortacci vostra. Ok, lo confesso, questo è l'assenzio che parla, ma vogliamo discutere su quanto sia buona la birra DAF? Su dai, voglio tornare a quella cazzo di taverna di Mo, ci stavano dei tizi troppo simpatici, soprattutto il tizio coi capelli castani che è stato così gentile da offrirmi una birra. Ed io quel giorno mi sono tanto commosso. Se solo ci ripenso, mi scende la lacrimuccia XD. Perché io sarò pure un cavaliere valoroso. Un eroe di Gallomir. Distruttore di ergastoli. Ma anche io ho il cuore tenero, così tenero che si taglia con un grissino come il tonno Rio Mare. Sono fatto così, ragazzi, se qualcuno fa qualcosa di gentile, per me finisco sempre per commuovermi. Come Sly, o no, ecco che ci ripenso al mio procione fruzzoso. Ti prego, perdonami per averti abbandonato, giuro che stiamo per ultimare il piano, per venirti a salvare, amico mio. Non scappare, scheletro ubriaco a piagnone, fatti prendere a secchiate di merda. Presto, Franchino, inseguilo assieme a me, non deve scoprire dove costruiamo i Metal Gear elefanti o il folletto nano liquido ci scuoia vivi, ci taglia a fettine, ci condisce per bene e poi ci fa grigliati, per poi servirci come hamburger di folletto nano del circo. Allora aspetta che lo acchiappo io lo scheletro, torna qui spilungone tutt'ossa, presto Reginaldo ci sta sfuggendo. Non voglio diventare cibo. Ci vediamo, stronzetti nani, entro dentro questo tendone gigante. Minchia, uno scheletro in armatura ha scoperto la nostra fabbrica di Metal Gear elefanti, cazzo. Verrai sottoposto alla smaciullazione anale a colpi di proboscide elefantose meccanica mega turbo propulsante metaplastica biofisica. Era davvero necessario fornire così tanti dettagli? O lo hai solo fatto per farmi perdere tempo inutilmente? L'immortacci tua folletto nano liquid, distruggerò te, i Metal Gear elefanti, le donne panzute, sto freak show della minchia minchiosa, ma prima di tutto devo scassarti il tuo robottone, fammi vedere un po' che fanno queste leve. Muovono i pezzi dell'elefante meccanico? Perfetto, te le scasso tutte sulla zucca, vediamo se resisti. Che coglionazzo di uno scheletro che sei, hai completamente mancato il bersaglio XD. Ma sei ubriaco per caso? Ovvio sì, lo sei per davvero, non ci credo. Chi manderebbe a fermare la mia fabbrica di robot pachidermi uno scheletro ubriaco in armatura? Ma ti sei visto? Sembri più storto di mia nonna con le stampelle. Ora te lo faccio vedere, io chi è più storto della vecchia pazza storpia. Ho equipaggiato il mio fidato spadino, con cui non ne sbaglierò una, è tutta questione di tempismo con la spada, stai a vedere, piccolo bastardello. Cazzo, ho sentito incriccarsi l'elefante, non riuscirò a reggere per molto se continui a sfracassarmi la testa, devo inventarmi qualcosa o potrò dire addio alla fabbrica abusiva di elefanti meccanici dannazione, non può essere, tutta colpa di uno stronzetto in armatura. Ed eccolo qui, con lo spadino che svolazza, tiro la leva e l'elefante spazza, distruggerà questa fabbrica immonda, il Fortescue sulla cresta dell'onda. Eccolo, eccolo. Eccolo qua il mitico cavaliere che affonda e taglia, e l'elefante cade e diventa ferraglia. Vaffanculo tu e le tue rime del cazzo, sei solo un cavaliere da strapazzo.
cazzo. Dai, è che qui abbiamo finito, mi tocca tornare indietro fino alla porta d'uscita e raggiungere il laboratorio del professore. Sono davvero troppo curioso di sapere se ha scoperto qualcosa, e soprattutto non vedo l'ora di essere nuovamente in compagnia di quella graziosa signorina egiziana. Se rimango ancora in questo posto divento pazzo pure io, freak show dei miei coglioni veramente, non voglio più vedere un circo in vita mia dopo oggi. Dove cacchio era la strada giusta XD, mi sto confondendo a girare in tondo, Daniel dannazione concentrati e vattene da qui, presto, sbrighiamoci. Eccola lì quella porta di merda, via Dan. Via. Il laboratorio del professor Kift. No aspetta, c'è scritto laboratorio. Scusate. Professor Kift, sono di ritorno dal circo di Dumbo l'Elefantino, ho distrutto la fabbrica dei Metal Gear e se non ha scoperto nulla di nuovo sull'orologio giuro che rado al suolo l'intero laboratorio. Daniel cazzo calmati, quel circo deve averti sconvolto più di quanto credevo, scusami forse non dovevo chiederti di andare a distruggere la fabbrica di elefanti meccanici, ma ho delle buone notizie ragazzo mio, ho scoperto qualcosa su quell'orologio che hai portato da Kensington. La brutta notizia è che appartiene a Lord Peltorn, un tizio che tempo fa si è unito al circolo dei Mikey ma è stato bandito perché praticava magia ergastolante. O cazzarola un altro ergastolante. Comunque non disparare Fortescue, ho anche scoperto che la nostra amichetta non è altro che una principessa egiziana di nome Kia, buffo vero? Se tu sei vecchio di 500 anni, immagina quanti ne ha lei XD. Porta rispetto alla signorina. Grazie nobile cavaliere per avermi liberato dall'ergastolo, sarò per sempre in debito con te signor Scheletro. Ma si figuri signorina Kia, è stato un immenso piacere per un vecchio cavaliere come me. Bene, ora che sappiamo chi è il nemico mettiamoci al lavoro. Ehi professore, ho trovato un altro calice dell'immortacci tua. Allora prenditi sta balestra Fortescue. No, non può essere, non ci credo. È proprio lei. La balestra del mio amico Tim l'astuto. Tim anche dopo 500 anni riesci a darmi supporto in battaglia. Grazie veramente di cuore. E grazie anche a voi che avete seguito questo video fino in fondo, ci becchiamo presto che marzo è ancora lungo.